benissimo che io odio quel posto. Odio quella casa, odio New York, odio tutto. Dove è terribile? Ma no, Guido. Sono io che l'hanno... Non ho una collocazione. Io mi sento una nullità, lo capisci? Ascoltami, Barbara. Se ci tieni a restare a casa mia e a tenerti questo lavoro, non farei mai più una cosa del genere. È chiaro? Stai tranquilla, non capiterà più. Restate qui per sempre? Sei contenta? Ma lo dici pure. E quando, come, insomma, quando hai deciso? Beh, stamattina, perché aspettavamo una risposta di lavoro per Carlo ed è arrivata. La signora, che cosa propone? La signora si prende un taxi e se ne va a casa. La signora questo propone. Qui, Teresa, aspetta. Teresa, aspetta. Qui, E adesso che vai trovando? Visto che sto così, qua, Tere, mi vuoi sposare? Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo. Meno male che tu mi hai detto sì, se dicevi di no pure tu. Pure tu in che senso, scusa? La motocicletta, hai visto? Non ne voleva proprio sapere. La mia bizzarra rivale. Ma io me la metto a posto e ti faccio fare una passeggiata indimenticabile. Questo è indimenticabile. Io ti faccio una profezia. Tu diventerai una centaura più appassionata di me. Guarda, ma questa è una provocazione. Io di giovanotto ma bisogna stare molto attenti perché queste passioni poi quando si fa grande le mogli protestano. Vieni, vieni. Non correre. Ciao. Ti sta benissimo, piccola. Eh sì, oggi ci dobbiamo fare belle perché arriva papà. Sei contenta, vero? È mancato tanto anche a me. Ma tanto è questione di poche ore, lo sai? Arriva presto, papino. E poi oggi noi abbiamo una grande sorpresa per lui. Una grandissima sorpresa. È vero, patatina? Dormi, dormi bene. Bravo, perfetto, perfetto, che meraviglia. Ah, sei l'angelo massaggiatore, bambolotto. Sì, 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 tu te ne stai approfittando. Ma che approfittando? Hai capito che con tutto il lavoro che ho da fare ne ho bisogno? E zappe pote, piante, zappe pote. La verità è che ormai sei vecchietto, eh? E in certi ritmi non riesci più a reggere. Per favore, neanche per scherzo, perché Raffaele Giordano non invecchia. Tutto al più esce questa cosa di famiglia ogni tanto. Qual è cosa di famiglia? Ah, questa allergia. L'allergia? Che? Sì, sì, un'allergia alla fatica, al lavoro. Ah, lo senti come sto incrocchiato qua? Io che ti sto anche ad ascoltare. Eh?
Lo vedi che non c'è più il fisico? Basta poco e ti prendi freddo? E c'è dell'allergia, è un fatto respiratorio che mi viene a mancare. Comunque non scherzare su queste cose. Guarda che c'è gente che seriamente ha problemi di artrosi, di ernia del disco. Va bene, ma finiscimi il massaggio, su. Vabbè, giusto perché sei tu. Brava così, fammi male. Vai a intermittenza, dai, dai. Che ho visto un neo che prima non avevo mai notato. Vabbè, un neo, che c'è di strano, su? Ma tu l'hai mai fatta la mappa dei nei? Ma che è la mappa dei nei? È una specie di fotografia per vedere quanti sono, dove sono collocati, se cambiano di aspetto, di colore, di forma. Per un neo? Ma perché? È una cosa pericolosa. No, dai, adesso non ti agitare, è semplicemente tenerli sotto controllo e niente, se è il caso, toglierli. Come toglierli? Ma perché? Perché questo è il caso di toglierlo, guarda. Calma, calma, dai, se non essere esagerato, solo detto che ho visto un neo che prima non avevo notato e forse che sarebbe il caso di farti vedere da un dermatologo. Tutto qui. Come da un dermatologo? Ma che fai, te ne vai? Qui? Io non ho mica il tuo tipo di allergia. Ma che allergia? Al lavoro. Ciao, amore, lo scappo. Senti che profumino. Ma che succede qui, eh? Tutta sta roba, non ci avvisate, non ci dite niente. Ecco, veramente... Niente, ragazzi, è tutto per Gio e Paolo che sta per arrivare. Ah, torna Paolo, sì, la facciamo un'accoglienza coi fiocchi al manager, sei contenta? E tu mai che mi fai una sorpresa così? Mai? Ingrato. Oh, qua ci vuole il controllo qualità. No, che schifo. Ma ragazzi, però smettetela. Che è sta faccia? No, ma fanno schifo. Come fanno schifo? No. Ah, stavo scherzando, sono buoni, anzi, quasi, io ci... No, basta. E dai, che ci abbiamo messo tante ore per cucinare. Ma sta già la parmigiana, una bella faccia, fai. Meno male. Scusate, ragazzi, è che oggi sono veramente tesa. Ma dai, stai tranquilla, vedrai che andrà tutto bene con Paolo. Il fatto è che oggi gli dirò quello che ho deciso. Cosa? Sono pronta a partire, ad andare con lui in America. Ma dai, io... Ma è bellissimo. Insomma, tutti contenti che me ne vado, praticamente. Assolutamente sì. Io ci mancherai, ma noi vogliamo vederti felice. E tu sei felice se stai con la tua famiglia. Tanto lo sai, no? Che noi non ci perderemo mai. No, mai. E chi ti molla? Lei sono delle displasie circoscritte dell'acute di origine embriogenetica. Cominciamo a sendavia. E con possibile evoluzione in lesioni maligne e invasive. E questi sono i benigni. Eccolo qua. Melanomi dotati di un'alta malignità potenziale, segni di riconoscimento. Allora, modificazioni di un neo persistente da tempo o comparsa di una piccola macchia di colore tendenzialmente scuro. Ce l'ho. E questa ce l'ho. Tendenzialmente scuro. Per lo più asimmetrica, con bordi frastagliati irregolari, di colorito spesso uniforme, non uniforme, di dimensioni superiori a 5 mm. Ma io mi sento male. 5 millimetri e non 5 millimetri, una lesione che cresce rapidamente o anche lentamente ma continuatamente. Champagne per tutti, champagne vino a fiumi, mi raccomando, il migliore. E a che è dovuto questo sciallo? Oggi è la giornata più bella della mia vita. E allora, festa grande. Ma allora è successo? Mm-hmm. Beh, pare proprio di sì. La proposta è rimasta sul serio. Aspetta, ma che è proprio una cosa da marcia nuziale? Sì, puoi dirlo forte. Evviva gli sposi. Evviva te, la Portileone. Mi raccomando, offro io. No, questo lo offre Vulcano, eh. No, ci tengo, la festa è nostra, lo offro io. Ma no,
quando ci vuole ci vuole. Ah, vabbè. E allora grazie, grazie, ma offro io. Guido, io te devo ringraziare. Va bene. Guarda, se non fosse stato per il tuo incoraggiamento. Io con Teresa stavo ancora. Scusa Teresa, permetti, carissima. L'avevo detto, no. Grazie. Grazie. Siete invitati anche voi, mi raccomando, non mancate, ci tengo molto. Bello, sì. Bello. Sì. Ma guarda che sono tanti, nemmeno li conosci. Ma cara Teresa, quando hai una gioia grande bisogna condividerla, altrimenti il cuore scoppia. Siete tutti invitati, non dovete mancare, anche lei. Mi raccomando, lei ci tengo tanto, che prego, avvocato. Scusa, non dovevo dirlo io che offriva la casa, ma mi è scappato, mi dispiace. Hai fatto bene. Ero così felice per la signora Teresa che mi è venuto spontaneo. Beh, certo, è la festa di mia madre. E poi una notizia così. Guido, brilla con me! Ah, vabbè, viva Luigi Urbani! Siamo basta! No. Ecco, ci siamo quasi. Joe, io scappo. Angela, non so come ringraziarti. Dai, tranquilla, tu sei più rilassata, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Okay. Oddio, devo ancora cambiarmi, rendermi vagamente presentabile. Giusto un po', sei bellissima così, guarda. Buon pranzo e stai tranquilla, sarà un trionfo. Ok, grazie. Mua. Ciao. Ciao. Paolo. Sono tutta frastornata, io non la volevo tutta questa pubblicità, solo che Otello ci teneva. Senti, ma non hai detto una parola, no? Io lo so, avrei dovuto parlartene prima con calma, ma è successo tutto così di fretta. Ma no, non ti preoccupare, sono felice. Silvia, c'è qualcosa che non va? No, sono solo un po' stanca tutto qui. Io lo so, tu stai pensando, questa sta facendo una pazzia, di la verità. Ma no, sono contenta, davvero. Solo che non me l'aspettavo tutto qui. Credevo che tornassimo a stare tutti quanti insieme. Io, tu e Rossella. Non pensavo andassi ad abitare con Otello. Ma sai, io ho pensato a te e a Carlo. Non so, magari volevate stare insieme in pace. Senza questa vecchia mamma fra i piedi. Ma no, che dici? Io e Carlo non avevamo già parlato. Eravamo d'accordo. Tesoro, a parte il fatto che le cose non si faranno subito. E poi, non lo so, potremmo trovare qualcosa qua vicino. E le cose non cambieranno, Silvia. Tesoro, io non ti lascerò mai. Vieni da mamma. Vedo nei miei occhi mio cognato con un libro in mano. E che cos'è che alimenta questa tua sete di cultura? Avanti, fammi vedere. Per favore, lasciami stare. Un libro di Maradona. Almanacco azzurro. Fammi vedere, su, fammi vedere. No, smettila, non scherzare, per favore, dai. T'ho capito a te, eh? Sei un libro pornografico. Io devo vigilare sulla moralità del palazzo, hai capito? Ma ti ho detto che oggi non è giornata. Questo l'ho capito che non è giornata, tant'è vero che non hai consegnato la posta. Bravo, secondo te perché non ho consegnato la posta? Perché? Perché... Renà, oggi non mi sento bene, capito? Questo l'ho capito, dal momento che tenevi il libro in mano ho capito che c'era qualche cosa che non funzionava. Ho detto di non scherzare, c'ho problemi seri di salute, mi vedi col cappello, ho mai avuto il cappello io. E capisci, no, allora? Salute? Che è una cosa contagiosa. Sì, Renà è molto contagiosa. Stai tranquillo. Sì, tranquillo. Sì, lo sapevo che reagivi così. Tu sei un egoista, pensi solo a te stesso. Lo sapevo, questa è la tua reazione. Ma mi stai facendo preoccupare, ma che cosa c'è? Che è successo? Vabbè, te lo dico, perché tanto fra me e te, se lo devi sapere prima o poi lo devi sapere. Renà, io tengo un neo dietro la schiena, guarda. Che tieni? Un neo, guarda.
Oi. Che ci azzecchi il neo col cappello? Abbia pazienza. Quando uno sta psicologicamente stressato, si vede tutte le malattie. Ma sto pieno di neo, c'è un sacco di neo dietro la schiena. Ma che qual è il problema? Non lo dici così. E da quando è che non ti fai la mappa? La mappa. La mappa. Che? La mappa. Ma quale mappa? O neo vuole la mappa. Ma quale mappa? Che stai dicendo? Che... Non scherzare, è una cosa serissima. Tu sei un incosciente. Perché il neo quasi matematicamente si trasforma in melanoma. E il melanoma è una cosa maligna, molto maligna. Fammi tu capire. Mi stai inguaiando la giornata, mi stai inguaiando. Dai, sì, leggi che sta dicendo, mi dico io, dici lì. Ma leggi da su. Che dici qua? Dormi ancora? Sì, come un angelo. È bellissima. Ti piace? Ce l'hai con me, vero? Gio, per favore. Paolo, io ho pensato molto a noi due in questi giorni. E ho trovato il modo di risolvere questa situazione. I can live without you. We are a family. We have to live together. I want to stay with you. In New York, Boston, everywhere. Ho sbagliato, è vero? Lo sapevo. Ho preso anche delle lezioni, ma tra la grammatica e la pronuncia... No, era passabile. E poi è sempre tempo per migliorare. Se andiamo in vacanza, qualche volta. Sai, prima o poi... Ma come? Non capisco. Io voglio venire con te. Io sono pronta. È troppo tardi, Gio. Mi sono licenziato. Ho chiuso lì. Era quello che volevi, no? Mamma mia, quanto è brutto. Mamma mia. Che cosa c'è? Te un occhio così, ti. Ma tu tieni una orecchia così, una cosa impressionante. Ma tu qua devi guardare, qua. Ti faccio vedere l'orecchio, è una cosa impressionante. Mamma mia. Avanti, guarda. Ah, è gelato! Beh, reazione anormale, sei una persona troppo nervosa. Ma lo devi mettere da lontano, no? Azzeccato. Azzeccato, vedi la mano. Guarda. Ah. Che? Ai, cosa c'è? L'ho trovato. Chi? Alla prima botta proprio l'ho trovato. Che cosa? E ce l'è. C'è. Questo è tendente al marrone. Che cosa? Tendente al marrone. Ma tutti i nei sono marroni, sono scuri, mica sono bianchi. Per favore, non scherziamo, ora il fatto diventa serio, eh. Questo è frastagliato. Che è una costa che è frastagliata. Quello è un neo, è tondo, non è frastagliato. Un neo non è tondo, è frastagliato, c'ha le punte. Madonna mia, guarda bene, deve essere benigno sicuramente. Guarda. Ma che guardate, fa impressione. Veramente mi fa impressione. Poi bisogna farlo vedere. È grande, scuro e frastagliato. Ma che fate? Stavamo discutendo, parlando. Quindi, ma tu non lo sai che poi io mi sposo a Teresa. Io e te diventiamo parenti. Parenti? Perché parenti? Ma come, scusami. Silvia che sarà per me come una figlia. È tua cugina, quindi? Quindi? Quindi mi puoi chiamare zio, tesoruccio mio. Vabbè, ma veramente... No. Chiamami subito, zia. Non fai niente, non aspetti al matrimonio. Chiamami subito, zia, mi fa piacere. Zio, vabbè, scusa, ma non mi trovo. Dai, su. Non mi viene. Oh, guarda, tu sai, tu sei una bella persona. Ma quanto sei bello. Tu sei proprio di una bontà. Grazie, ma non mi trovo. No, grazie. Guarda, ma come? Io devo ringraziare te. Grazie a te ho fatto il grande passo. Grazie a te ho potuto vivere i miei sentimenti e la mia vita è cambiata. Grazie a te io ho potuto vivere tutto senza pensare più ai pregiudizi della gente. Guido, io grazie a te mi sono potuto rivelare. Sono uscito allo scoperto. E così ho potuto finalmente amare liberamente. Avete fatto una festa bellissima. Che festa ti faremo quando sposerai Teresa, zio. Zio. Certo che a vedervi così in intimità. Beh, eravate carini, eh. Vabbè, però basta. Io, in fondo, l'ho sempre sospettato. Sì, continuamente a litigare, ma sotto. Ma stiamo facendo cose serie, no? Per cortesia, un po' di serietà. Ecco. No, scusa, veramente quelli poco seri siete voi due? Noi?
certo, perché con la salute non si scherza. E non ci si improvvisa, dermatologi. Infatti, io che mi sono preoccupati, allora... L'autoesame dei nei è molto importante ed è giusto farlo, però per la diagnosi bisogna rivolgersi a dei medici veri. Io che ti avevo detto? Tu ti metti con solo... No, andiamo a vedere. È stato lui. Che ti ho detto io? Tu hai detto che sei il compagno della dottoressa e hai approfondito l'argomento, dammi uno sguardo. Quello vabbè, è stato... Scusate, invece di litigare, perché non andate da un dermatologo? Ecco, beh, allora... In effetti, io sono generico, bisognerebbe andare dallo specialista. Questo qua, è il nome di un dermatologo bravissimo e oggi riceve. Dici che dobbiamo andare? Certo. Andiamo. Allora? Se volete lo chiamo io, lo chiamo subito. E gli dico che stanno arrivando due casi urgentissimi. No, due casi disperati. Andiamo. Beh, insomma, due leoni come voi non si spaventeranno mica per una visita, no? Ma scusa, puoi chiamarli subito? Certo, che cosa gli dico? Mi dispiace, ho sbagliato, ritiro le dimissioni. Per favore, quella è gente seria. E comunque, il mio posto l'avranno dato sicuramente a qualcun altro. Certo, non stanno qui ad aspettare me. Io non immaginavo minimamente. Ma se solo tu me l'avessi detto prima. Che cosa sarebbe cambiato? Sentiamo. Mi avresti detto che finalmente ti eri degnata di imparare due parole in inglese. Mi dispiace, Paolo, perdonami. No, non fare così adesso. Mi fa sentire preso in giro ancora di più. Ma che dici? Io non ti capisco. Certo, non capisco. Non credo, non riesco. Ma lo vedi come sei? Fai sempre la vittima. E comunque, da quando sei rimasta qui invece di partire con me, anch'io non ho fatto altro che pensare a noi due. Ma finalmente l'ho capito. Qual è il vero problema? Ciao tesoro, io vado. Ciao. Stammi bene. Silvia, aspetta, vorrei parlarti un attimo. Ho da fare, è importante. Senti, io credo di capire come stai. Pensi che tua madre se ne andrà, vero? Proprio adesso che hai bisogno di lei. Non sono affari che ti riguardano. Questo già te l'ho detto, mi sembra, no? Per Teresa tu vieni prima di tutto. Se tu soltanto glielo chiedessi, ma che cosa stai dicendo? È così. Se gli fai capire che non sei d'accordo, io sono sicura che rinuncerebbe al matrimonio per stare con te. Però non sono sicura se questo ti farà stare meglio. Per Teresa è una occasione importante. Può rifarsi una vita con l'uomo che l'ama veramente. E se tu vuoi bene a tua madre, non togliere questa possibilità. Fallo per lei. Sì, Ornè, tutto a posto, la medicazione? Sì, è un ricalmo, guarda. Sono stati bravi, eh. Guarda che non ho sentito niente. Forse non hai sentito niente, ti sei fatto l'anestesia. Che c'entra? Niente, anche psicologicamente mi hanno assistito, sono stati bravissimi. No, è vero, sì. Vabbè, mo bisogna aspettare. Sta l'esame istologico, Ornè, è una cosa seria, eh. E sperare, dobbiamo sperare. Ciao. Oh, ma certo, per come ti sei comportato prima. Vabbè, ho chiesto scusa, mi sono spiegato, no? Ci siamo spiegati. No, dicevo, per come ti sei comportato prima meriteresti di stare un po' di più sulle spine. Perché? Che? Che è successo? Ma se te lo dico, va. Ma che mi devi dire? Il neo era benigno. Ma chi te l'ha detto? Il laboratorio, mi hanno appena telefonato. Sei sicura? Ma certo, stai meglio adesso, sei contento. Sto meglio, ma che le sono sciocchezze, Ornella, io ti ho detto tutta questa fretta per farmi fare la visita. Per favore, un neo. Ma guarda, mi fate veramente un minimo agitare, ma sono agitata, eh. Ma Raffaele Giordano, già campione di calcio, roccia umana, risaputamente, mo si spaventa per un neo. E... No, perché a vederti prima non si sarebbe detto. Prima quando? Prima. Quando stava Renato? Gesù, perché sono persona sensibile, l'ho visto in quello stato pietoso, l'ho messo a suo agio, quello stava agitato. No, io non ci posso credere. Oh, no, vabbè, ma sei incorreggibile. Ma dove vai? Dove vai? Vieni qua, dove vai? Vieni qua. No, perché ne hai sentito. Allora ho parlato col tuo collega, il dermatologo. Sì, Sì, mi ha detto che là c'è una cura infallibile per i nei, ma in generale per la salute. Te la dico nell'orecchio? Sì, così tutti ci sento, eh? No, ma che maiale! Che maiale, buffone! Tu
tutti questi mesi io ci ho provato a capirti, a mettermi nei tuoi panni. Lo sappiamo tutti e due che siamo diversi, che per me è normale poter pensare di cambiare paese, persone, mentalità. Per te invece, non conoscendo nemmeno la lingua, poi tu ti sei dovuta occupare della bambina, io invece ero sempre fuori. Paolo, io voglio riprovarci, davvero. Non ha senso. E poi non funzionerebbe, io ci ho provato, ti ho giustificata in ogni cosa, anche quando sei rimasta qui, in quel modo. È stato più forte di me. Però c'era sempre qualcosa che non tornava. Mi chiedevo, ma perché? Perché? Dico, non le è bastato che ci fossimo noi due. Anche per me è stato difficile, io però stringevo i denti, andavo avanti. Per me la cosa importante era stare con te, per essere insieme. Poi ho capito. La risposta è semplice.